Invece che closing arriva il thrilling, resta a zampa. Sorrisi falsi per tenere buoni e. Affare saltato, nessun closing, il Palermo resta a Maurizio Zamparini. Il presidente rossanero rifiuta l'offerta di Paul Baccaglini e dopo lunghe trattative per telefono e tramite anche l'avvocato dell'ex Siena, Zamparini ha preso la sua decisione, si tiene il Palermo. Annulla e quindi valso l'ultimo assalto di Baccaglini, la sua offerta non ha convinto Zamparini che era già scettico sulle potenzialità economiche del gruppo alle spalle proprio dell'italo-americano. Zamparini sperava che entro oggi arrivassero le garanzie giuste per poter sancire la cessione, ma anche oggi si è trattato senza nessun accordo trovato. Baccaglini ci ha provato, ha avuto diverse difficoltà, ma ha constatato che l'atteggiamento di Zamparini nell'ultimo periodo era decisamente cambiato. Oggi titoli di coda, il Palermo resta al presidente friulano. In merito al mancato closing è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, continua una situazione di incertezza ed un gioco delle parti che hanno come unica conseguenza un danno alle prospettive della squadra e alle aspettative dei tifosi. Continua a sperare che prevalga il buon senso per dare a Palermo una squadra adeguata alla città. E i tifosi rosanero sono sul piede di guerra promettendo di non siglare nessun abbonamento se il closing fosse saltato. Al Barbera è stato anche esposto uno striscione, la tua permanenza, la nostra assenza. Zero abbonati, messaggio eloquente rivolto proprio a Zamparini. Intanto sul mercato è ufficiale il passaggio di Giuseppe Pezzella all'Udinese, operazione di circa 4,5 milioni di euro. Lupo però non sta a guardare e sta per piazzare il suo primo colpo da DS rossanero, Igor Coronado. Intesa raggiunta con il Trapani, il club di Viale del Fante pagherà il fantasista granata circa 1 milione di euro. Coronado ha rifiutato di andare in Serie A con il Chievo da tempo in pressing pur di andare a Palermo e giocare con maggiore costanza. A richiedere Coronado è stato lo stesso Tedino che ha inserito il nome del brasiliano in cima alla lista di mercato consegnata al Lupo. Il Palermo guarda anche al reparto offensivo e stando alle ultime indiscrezioni, il DS Lupo si è inserito nella corsa per l'attaccante Simone Ganz. Figlio d'arte, Ganz lo scorso anno a Verona ha messo a segno 4 reti in 21 partite giocate. Ganz sembrava ad un passo dal Pescara, ma il club abruzzese non ha trovato l'accordo con la Juventus, che detiene il cartellino del giocatore. Palermo che ha già avviato dei contatti con il club bianconero, nelle prossime ore parlerà con l'attaccante e proverà poi l'affondo decisivo. Ad inizio della prossima settimana Lupo incontrerà invece i procuratori di Nestorovski e Rispoli per provare a convincere i due tesserati rosanero a restare anche in B. Paul Baccaglini contattato da Italpress non ha voluto commentare il mancato closing ma ha riferito che nei prossimi giorni quando lo riterrà opportuno tornerà a parlare. Popolo della rete scatenato contro il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, e Paul Baccaglini dopo le indiscrezioni sulla trattativa per la cessione della squadra rossanero, che non sarebbe andata a buon fine. Molti gli insulti sul profilo dell'ex Siena. I più diplomatici parlano di delusione, delusione che per altri ultras diventa rabbia. Nel mirino dei tifosi anche l'imprenditore friulano. C'è chi grida al complotto e chi parla di farsa. Zamparini stavolta ha superato il limite della decenza, si legge su un gruppo Facebook rossanero ti prendi gioco di un popolo da anni. Ma stavolta è esagerato, adesso cerca un altro acquirente.
e c'è chi minaccia di non abbonarsi più e chi si augura uno stadio vuoto per il prossimo campionato di B. Ma qualcuno è dalla parte di Zamparini, se non arrivano i soldi è giusto che non faccia l'accordo, voi vendereste casa vostra a uno che non vi può pagare? Italpress. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.